A Paternò passa il bilancio di previsione per il 2021, l'amministrazione Naso non ha più una maggioranza in aula. Salgono a 12 i decessi per Covid a Paternò in questa quarta ondata di contagi, impennata di positivi negli ultimi giorni, file all'USCA per i tamponi. L'andamento della pandemia nel nostro comprensorio vede 321 casi ad Adrano, 262 gli attuali casi di Covid a Paternò, di cui 12 ospedalizzati. Così come emerso dall'aggiornamento del Ministero della Salute in relazione all'emergenza sanitaria in corso, in Sicilia 2.819 risultano essere i nuovi casi di Covid, 28 i nuovi decessi. Catania torna ad essere la provincia più colpita con 659 nuovi positivi. Vaccini anti-Covid per i bambini. Le somministrazioni saranno effettuate presso i reparti di pediatria di Acireale, Biancaville e Caltagirone, dove sono stati creati percorsi dedicati. Stamattina al cimitero di Adrano è stata effettuata la riesumazione della salma di Anthony Bivona. La salma è stata poi portata all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove nel pomeriggio sono iniziati i primi esami autoptici. Ad Adrano è stato eletto questo pomeriggio il nuovo presidente del Consiglio. Si tratta di Carmelo Pellegriti. Ha sbaragliato la concorrenza, arrivando al primo posto il paternese Andrea Castro, che ancora una volta ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria 60 mini kart anno 2020-2021. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. A Paternò passa il bilancio di previsione per il 2021. L'amministrazione Naso non ha più una maggioranza in aula. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Passa il bilancio di previsione 2021 a Paternò. Ad approvarlo poco prima della mezzanotte il Consiglio Comunale, al termine di una seduta infuocata dove non sono mancati scambi di accuse tra l'opposizione e i consiglieri a sostegno dell'amministrazione Naso. Ad anno praticamente finito, lo strumento finanziario di programmazione arriva quando da programmare economicamente non c'è più nulla. Il voto non ha nessun peso sullo strumento finanziario in sé, quanto invece sul piano di riequilibrio da 27 milioni di euro, a cui devono aggiungersi gli oltre 2 milioni di euro di debiti fuori bilancio maturati nel 2020 e nel 2021. Sulla seduta di ieri pendeva come una spada di Damocle la diffida del commissario ad acta nominato dalla Regione per l'approvazione dello strumento finanziario, un via libera ottenuto praticamente scontato e non poteva essere diversamente. Se l'assise civica avesse infatti bocciato lo strumento finanziario, il Consiglio Comunale sarebbe stato sciolto e al suo posto sarebbe subentrato il commissario. Non sarebbe stata però l'unica conseguenza, perché la bocciatura avrebbe comportato l'impossibilità di pagare la prima annualità ammontante a poco più di 1.200.000 euro del piano di riequilibrio. Saltando la prima annualità c'era il serio rischio che l'ammortamento in 20 anni del piano di riequilibrio oggi concesso venisse respinto dal Ministero, con il risultato che il Comune, con questo enorme peso sulle spalle, sarebbe andato in dissesto economico. Il dissesto non converrebbe soprattutto alla politica, visto che la Corte dei Conti individua come responsabili del dissesto, imputandogli danni per dolo o per colpa grave, in coloro che hanno amministrato nei 5 anni precedenti la dichiarazione del dissesto stesso. Per loro, inoltre, potrebbe essere preclusa la possibilità di ricoprire incarichi politici o di revisori dei conti per i 5 anni successivi all'avvenuta dichiarazione del dissesto. La seduta di ieri sancisce inoltre la perdita della maggioranza in aula dell'amministrazione Naso, battuta 3 volte nel tentativo, risultato vano, di effettuare il prelievo del punto sul documento unico di programmazione e sul bilancio di previsione 2021 rispetto agli altri punti all'ordine del giorno. Passiamo adesso al consueto aggiornamento relativo all'emergenza Covid. Salgono a 12 i decessi per Covid a Paternò in questa quarta ondata di contagi, impennata di positivi negli ultimi giorni, file all'USCA per i tamponi.
Salgono a 12 i decessi per Covid in questa quarta ondata di contagi che ha investito Paternò. Le ultime due morti maturate nei giorni delle feste natalizie riguardano una donna di 84 anni ricoverata all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla e un uomo di 67 anni, anche lui ricoverato al nosocomio biancavillese. Non chiaro se l'anziana fosse vaccinata, le notizie ad oggi dell'ufficio emergenza Covid dell'ASP di Catania non vengono fornite, questo impedisce di avere un quadro chiaro della situazione. Certo è invece che non fosse vaccinato l'uomo di 67 anni, indicato anche come scettico nei confronti del vaccino. Il Covid dunque continua ad uccidere, anche se in misura nettamente ridotta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ancora il vaccino non c'era. Al 26 dicembre del 2020 le morti in città erano 38, dunque più di un terzo superiore rispetto alla situazione attuale. Segno che il vaccino rallenta la corsa del Covid e oggi resta l'unica arma per contrastare le forme più gravi del contagio. Per quanto riguarda la diffusione del virus, secondo l'ultimo bollettino fornito ieri dal comune di Paternò, i positivi sono 265, di questi 11 sono gli ospedalizzati. In isolamento domiciliare ci sono 502 persone. Un boom di contagi maturato soprattutto negli ultimi giorni. Appena pochi giorni fa, infatti, lo scorso 21 dicembre, i positivi erano 191, facendo segnare dunque 74 casi in più in appena 6 giorni. Il dato non deve lasciare tranquilli, visto che sul fronte del contagio lo scorso anno, al 26 dicembre, il numero era pressoché simile, con 267 positivi. Che qualcosa sia cambiato in peggio emerge anche dalla fila di auto che dai giorni successivi al Natale si registra per fare il tampone presso l'USCA di Paternò. Il Covid dunque continua a far paura e per riuscire a contrastarlo il solo vaccino non è sufficiente. La battaglia si combatte anche tornando a riprendere le 3 regole base anticontagio: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e sanificarsi spesso le mani. L'andamento della pandemia nel nostro comprensorio vede 321 casi ad Adrano, 262 gli attuali casi di Covid a Paternò, di cui 12 ospedalizzati. Casi di Covid in fortissima crescita nel nostro comprensorio e dati di Adrano confermano che il virus circola pesantemente in città. Gli attuali positivi sono 321, di cui 10 ospedalizzati, 74 invece i decessi d'inizio pandemia. Nel giro di pochi giorni, dunque, i casi sono aumentati di 80 unità circa e nei prossimi giorni potrebbe scoppiare una bomba biologica legata ai contagi, perché tra Adrano e Biancavilla è scoppiato un focolaio di dimensioni ancora da quantificare, ma che potrebbe essere gigantesco. E questo dopo la festa del liceo scientifico che si è tenuta a Catania lo scorso 23 dicembre, a cui avevano partecipato oltre 1000 persone tra studenti e non. Parecchi partecipanti a quella festa, a distanza di 5 giorni, sono risultati positivi all'infezione, con le farmacie prese d'assalto in queste ore per fare il tampone. Nelle prossime ore il numero dei positivi ad Adrano è destinato a crescere, soprattutto dopo Capodanno, quando l'USCA procederà con i tamponi molecolari e caricherà in piattaforma i nuovi positivi. Ancora una volta, dunque, non vince il buonsenso. In piena quarta ondata, con i casi in fortissima crescita, ci mancava pure la festa del liceo scientifico, che potrebbe far schizzare il contagio ad Adrano e Biancavilla. E le notizie arrivate in queste ore non sono per nulla confortanti, perché nelle farmacie l'incidenza dei positivi sui tamponi antigenici era del 15%. E intanto ad Adrano la palestra Usoma, per tutelare la salute e contrastare la diffusione del Covid, ha comunicato la sospensione di tutte le attività fino a nuova comunicazione. A Biancavilla 106 positivi, di cui 2 ospedalizzati, ma anche qui i casi sono destinati a crescere. Di oggi il post di condanna del sindaco Antonio Bonanno sulla serata danzante dei liceali, definita da Bonanno scriteriata. E intanto il sindaco di Biancavilla lancia l'appello di accelerare con le terze dosi di vaccino per limitare i contagi trainati dalla contagiosissima variante Omicron. 265 contagi attivi a Paternò, 11 gli ospedalizzati e 502 soggetti in isolamento domiciliare. Casi in crescita anche a Bronte, dove gli attuali positivi sono 225, 4 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.
così come emerso dall'aggiornamento del Ministero della Salute in relazione all'emergenza sanitaria in corso in Sicilia. 2.819 risultano essere i nuovi casi di Covid, 28 i nuovi decessi. Catania torna ad essere la provincia più colpita con 659 nuovi positivi. In relazione all'emergenza sanitaria legata al coronavirus, così come comunicato attraverso il consueto bollettino del Ministero della Salute, sono 2.819 i nuovi casi di Covid in Sicilia. In termini di contagi, l'isola risulta essere all'ottavo posto in Italia, 50.332 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 28 i nuovi decessi che portano il totale dei decessi a 7.475. 512 invece i guariti. In terapia intensiva risultano esserci 88 persone. Gli attuali positivi nell'isola risultano essere 32.143. In termini di contagi, questa è la divisione per provincia. Quella di Catania oggi torna ad essere la provincia più colpita con 659 nuovi casi. 469 i nuovi casi a Messina, 445 a Palermo, 248 ad Agrigento, 234 ad Enna e poi ancora 207 a Ragusa, 194 a Siracusa, 183 a Caltanissetta e 180 a Trapani. Vaccini anti-Covid per i bambini. Le somministrazioni vengono effettuate presso i reparti di pediatria di Acireale, Biancaville e Caltagirone, dove sono stati creati dei percorsi dedicati. Vediamo. Sul fronte vaccini anti-Covid sono 298 i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni ad essere stati vaccinati contro il coronavirus negli ospedali dell'ASP di Catania a poco più di 10 giorni dall'inizio della campagna vaccinale rivolta a questa fascia di età. Le somministrazioni, così come disposto dalla programmazione condivisa dalla direzione strategica dell'ASP di Catania, guidata dal manager Maurizio Lanza con il commissario per l'emergenza Covid Pino Liberti, saranno effettuate presso i reparti di pediatria di Acireale, Biancaville e Caltagirone, dove sono stati creati percorsi dedicati e ambienti colorati e vivaci. Così come indicato, per poter prenotare la vaccinazione sarà possibile accedere alla consueta piattaforma online costruiresalute.it e seguire le indicazioni. In alternativa, grazie all'accordo con i pediatri di libera scelta, i genitori potranno mettersi direttamente in contatto con il pediatra dei propri figli per ricevere informazioni e prenotare la vaccinazione in uno dei tre ospedali. Gli ambienti destinati alla vaccinazione sono stati arricchiti con giocattoli, lavagne, gessetti colorati e libri messi a disposizione dei bambini nelle varie fasi della vaccinazione per impiegare il tempo di attesa. Per la vaccinazione sarà necessario il consenso di entrambi i genitori. Qualora uno dei due non fosse presente, dovrà produrre il consenso alla vaccinazione del figlio tramite autocertificazione, allegando fotocopie del documento di riconoscimento da consegnare agli operatori all'atto dell'accettazione. Questa mattina al cimitero di Adrano è stata effettuata la riesumazione della salma di Anthony Bivona. La salma è stata poi portata all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove nel pomeriggio sono iniziati i primi esami autoptici. Questa mattina al cimitero di Adrano si sono svolte le operazioni di riesumazione della salma di Anthony Bivona, il ragazzo adranita morto in circostanze misteriose in Germania lo scorso mese di luglio. È stato questo il momento più doloroso da quando i familiari hanno chiesto di fare chiarezza sulla morte di Anthony e adesso hanno ottenuto l'effettuazione dell'autopsia che potrebbe dare una svolta all'inchiesta. Le operazioni di riesumazione della salma si sono svolte alla presenza dei familiari di Anthony. Sono state scene strazianti, il dolore rinnovato, lacerante, la sofferenza della mamma di Anthony che non si è mai allontanata dalla tomba del suo ragazzo. «Sono qui, figlio mio», ripeteva la donna, «la mamma è qui accanto a te». Parole di amore infinito che provenivano da un cuore in frantumi. Stesso discorso per Mary e Grazia, sorelle Coraggio, anche per loro e gli altri familiari, stamattina un dolore rinnovato, soprattutto quando la bara bianca con Anthony è emersa dallo scavo, l'unico sollievo è la speranza che Anthony abbia intrapreso il viaggio verso la verità.
Alla presenza dei carabinieri e di personale sanitario, la bara bianca è stata poi introdotta nell'auto per essere portata all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove nel pomeriggio sono cominciati i primi esami autoptici. Adesso bisognerà attendere per conoscere le cause del decesso. Presenta anche una troupe delle Iene che con la sua inchiesta ha dato un importante contributo alle indagini. Presenta anche il legale della famiglia Bivona, l'avvocato Francesco Messina. Pomeriggio i primi passi sull'autopsia al Cannizzaro di Catania. Possiamo spiegare i tempi, le modalità di questi esami? Noi confidiamo che lo spettro del quesito per capire quali possono essere le cause della morte del povero Anthony sia quanto più ampio possibile. In funzione di quelle che saranno le condizioni del cadavere, poi saranno i periti, anzi sarà il perito incaricato dalla procura a indicare la tempistica e quindi a quelli che saranno i suoi tempi di consegna della relazione di parte. Abbiamo oggi pomeriggio incaricato il nostro consulente di parte che parteciperà, il dottore Raffino, alle operazioni peritali e saranno loro ovviamente poi a decidere le modalità. Non escludo magari indagini più approfondite sulla cadavere, ma molto dipende dalle condizioni in cui si troverà la salma di Anthony. I familiari hanno detto che dobbiamo fare più esami possibili, noi siamo pronti a tutto, quindi anche esami tossicologici, ci sarà un TAC. Ci stiamo impegnando per l'indagine diagnostica che venga effettuata nella maniera più approfondita, compatibilmente con le condizioni cadaveriche. Il cimitero di Adano presenta anche una troupe delle Iene guidata come sempre da Ismaele Labardera. Allora, Ismaele, siamo ad un punto di svolta dell'inchiesta, grazie alle vostre appunto indagini si è giunti a questo punto. Possiamo dire che insomma si è all'inizio di una cosa molto importante. Ma sicuramente la verità passa attraverso l'autopsia, cosa che non è stata fatta, e quindi c'era un grosso vuoto nelle indagini. Ed è evidente che questa giornata segna un punto importante nella storia di Anthony, perché la verità sia assolutamente chiara e incontrovertibile. Quindi ci affidiamo ovviamente al lavoro della procura, dei medici legali, insomma, affinché possano accertare in modo evidente, chiaro, le cause della morte di Anthony. Se all'esito di questi esami importanti che verranno fatti, ecco, emergerà che Anthony non si è tolto la vita, entreranno in campo poi altri elementi, lo ha detto già lo stesso avvocato Messina. Il nostro compito è quello di raccontare i fatti e aspettare che gli organi inquirenti facciano il loro lavoro, cosa che stanno facendo, che stanno iniziando, e la famiglia è pronta a qualsiasi esito sia questa verità. Lo meritano di sapere che cosa è successo al loro caro Anthony, e questo oggi è un passo fondamentale per la scoperta della verità. E cambiamo argomento, parliamo di politica. Questo pomeriggio ad Adrano è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio, si tratta di Carmelo Pellegriti. 12 voti Pellegriti e una bianca. Facciamo... congratulazioni e auguri al consigliere neoletto Carmelo Pellegriti. E Carmelo Pellegriti, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Adrano. Pellegriti ottiene 12 voti per salire sullo scranno più alto dell'assise cittadina. A votare favorevolmente i consiglieri della sua coalizione: Zignale, Saitta, Dell'Erba, Perdicaro, Bulla, Chiara, Scardina, Cappella, Branchina, Sant'Angelo, Quacece e lo stesso Pellegriti. Bianca invece una scheda, quella di Salvo Coco, presidente pro tempore unico della coalizione che sostiene il sindaco Fabio Mancuso, ad essere entrato in aula. Già, perché la minoranza diserta la seduta dopo aver lasciato i banchi dell'assise ieri sera dopo la prima votazione. Ad aver disertato la votazione questa sera, benché presenti nel Palazzo Comunale, i consiglieri Giuseppe Rapisarda, eletto nella lista Fratelli d'Italia, e Giusi Marchese, eletta nella lista del PD, che dunque, almeno per la votazione del presidente dell'assise cittadina, hanno seguito la linea della minoranza consiliare. Prima della votazione, Salvo Coco ha letto una lettera della consigliera Tina Cancelliere della coalizione Mancuso, che positiva al Covid chiedeva di rinviare la seduta affinché potesse votare anche lei democraticamente.
Assente sempre per Covid anche Luigi, cancelliere della coalizione Pellegriti. Pellegriti, dunque, dopo aver perso il ballottaggio per l'elezione a sindaco, ottiene la seconda carica istituzionale più importante della città di Adrano. Dopo la sua elezione, l'assise è stata sospesa perché per eleggere il vicepresidente, carica che dovrebbe andare a Massimo Zignale, servivano 13 consiglieri per il numero legale. Con Carmelo Pellegriti, da stasera nuovo presidente del Consiglio, ci sono volute 3 sedute, alla fine si è chiusa la quadra. Sì, io innanzitutto ringrazio tutti i consiglieri comunali che mi hanno eletto. Sono stato eletto dalla mia coalizione, la stessa coalizione che mi ha sostenuto in campagna elettorale, ha deciso di trovare in me il presidente del Consiglio. È una carica importante. Noi abbiamo la maggioranza in Consiglio comunale e, così come abbiamo detto più volte, vogliamo continuare a lavorare per il bene di questa città. Noi non faremo opposizione alla città, noi facciamo opposizione all'amministrazione, ma guardando con interesse quelli che sono gli atti importanti per questa città. Questa città ha bisogno di risposta, ha bisogno di essere amministrata. I muri contro muri non funzionano, non servono. Più volte ho detto anche in Consiglio Comunale che era importante una collaborazione. Questa collaborazione che è stata vista bene anche dal nostro elettorato. Il nostro elettorato ci chiede questo, sempre nel rispetto della maggioranza e dell'opposizione, dei ruoli che sono state date dalle urne. Però è importante, davanti a una progettazione, davanti a una rinascita di questa città, dare il nostro contributo. In base alla sua esperienza, si aspettava che la coalizione che sostiene il sindaco non sarebbe entrata in aula? Le devo dire sinceramente no. Io ritengo che si debba stare in aula. Non ho capito la scelta che hanno fatto, anche perché il sindaco nella prima seduta era stato molto molto chiaro. Proprio per questa mia apertura aveva risposto con altrettanta apertura, ripeto, nel rispetto dei ruoli, niente ingiuci, niente ragionamenti diversi, ma proprio una collaborazione per lavorare bene per la città. Invece poi hanno scelto un'altra strada. Ritengo che hanno avuto le loro buone ragioni. Guardiamo avanti. Io ho evitato anche di fare il discorso di insediamento, come è solito fare, perché un discorso fatto soltanto alla mia parte è un discorso mongo. E ritengo che invece sia importante che il Presidente parli a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Per ultimo, a questo punto è chiara la geografia politica in Consiglio: 13 consiglieri per Pellegriti, 11 per Fabio Mangus. Questi sono i numeri, così come diciamo, tranne qualcosa che era cambiato negli ultimi giorni, questo era quello che è uscito dalle urne. Sì. Oggi, ripeto, l'opposizione è fatta da 13 consiglieri comunali, dove ci sono delle sensibilità, e questo ci tengo a ribadirlo, sensibilità diverse. Non siamo tutti una cosa, ognuno ha anche un modo di vedere la città in una maniera diversa. Non è stato facile, non è facile senza dubbio tenere tutti insieme, anche perché, voglio dire, ognuno guarda la città con prospettive diverse, ma comunque con buoni propositi, in una maniera costruttiva. Quindi ritengo che un buon lavoro possa essere fatto all'interno del Consiglio Comunale, non soltanto, e ripeto, non soltanto da questa parte politica, ma anche con la collaborazione degli altri consiglieri comunali. Ed in chiusura cambiamo completamente argomento. Ha sbaragliato la concorrenza, arrivando al primo posto il paternese Andrea Castro, che ancora una volta ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria 60 mini kart anno 2020-2021. Forza di volontà, tenacia ed emozione sono gli ingredienti della ricetta segreta del piccolo pilota paternese Andrea Angelo Castro. Ha 10 anni, guida i go-kart ed è campione regionale ACI Karting 2021 categoria 60 mini kart. Un ulteriore tassello che si aggiunge al già ricco mosaico di trofei, medaglie e riconoscimenti finora portati a casa dal pilota paternese, supportato costantemente dalla sua famiglia e dal team Castorina Racing.
A 5 anni si è innamorato delle quattro ruote ed ha nutrito e coltivato questa passione grazie a suo padre, anche lui appassionato di go-kart, conquistando tutti i circuiti siciliani. Andrea è un piccolo orgoglio paternese, esempio per la sua generazione che oltre allo studio investe tanto nello sport. Grazie ai suoi sacrifici nel coordinare tenacia e divertimento ha raggiunto tantissimi successi. Ai nostri microfoni Andrea Castro ci racconta l'emozione della sua ultima gara nel settembre scorso, dove ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nella categoria 60 minicart, ottenendo così il titolo di campione regionale ACI Sport 2021. In gara 1 partivo terzo e sono arrivato primo, poi in gara 2 sono partito male in tutta la gara. Sono stato dietro i primi due, me li sono superati e sono arrivato primo. Cos'è per te questo sport? Ah, per me è una passione che ho avuto a 5 anni. Quanti anni hai? 10. È da 5 anni che coltivi questa grande passione. I tuoi genitori sono fieri di te? Sì. Dedico questa vittoria ai miei genitori che mi hanno supportato per tutte le gare. Sono orgoglioso di essere paternese e di aver vinto questo campionato. Mi parli del team? È un team che mi ha aiutato in tutte queste gare, mi ha sistemato bene il kart. Mi ha aiutato a sistemare il kart, me l'ha sistemato bene per tutte le gare. Ringrazio il mio team Dino Castorina che mi ha aiutato in tutte queste gare, sistemato il kart bene per le piste. Con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione, a tutti voi un buon proseguimento di serata.